se può dare dei problemi? Si è impallato il coso. Si è verificato un errore. Ma cominciamo subito i problemi tecnici. Allora, aspetta, devo uscire da DVD player. Ok, uscita forzata. Buongiorno a tutti, io sono Bruno Di Marino, insegno teoria e metodo di mass media all'Accademia di Belle Arti di Frosinone e sono essenzialmente uno studioso delle immagini in movimento, in particolare mi occupo da molti anni di sperimentazione audiovisiva. Con sperimentazione audiovisiva intendo, diciamo, una serie di esperienze che vanno appunto dal cinema sperimentale alla cosiddetta video arte fino a forme come il videoclip musicale, in parte la pubblicità e diciamo tutte quelle forme di non fiction, cioè non narrative, che hanno quindi molto a che fare tra l'altro anche con il mondo delle arti visive. Il workshop che noi faremo oggi si suddivide in due parti. Nella prima parte, fino, diciamo, alla fine della mattinata, io cercherò di ricostruire a grandi linee quella che è la storia della sperimentazione, quindi del cinema, diciamo, dal cinema sperimentale, quindi dalle avanguardie storiche fino ad oggi, prendendo in considerazione naturalmente anche gli aspetti tecnologici e quindi diciamo, illustrando il rapporto tra le immagini in movimento e naturalmente l'uso quindi diciamo delle tecnologie fino all'avvento dei nuovi media. Nella seconda parte, invece, oggi pomeriggio affronteremo un argomento un po' più pratico che attiene anche al mio ruolo di organizzatore di rassegne cinematografiche o comunque video, curatore di mostre in cui ci sono le immagini in movimento, quindi sia diciamo video che film, e quindi anche una serie di aspetti che sono quelli legati all'archiviazione, alla conservazione, alla diffusione dei materiali attraverso, per esempio, pubblicazioni di editoria. Ho curato oltre un centinaio di pubblicazioni
di film e video in DVD con pubblicazioni, cioè con allegati, booklet, volumi, diciamo, che approfondissero e che esplicassero proprio anche in modo didattico, comunque, questo tipo di opere che comunque richiede, se non una spiegazione, sicuramente una contestualizzazione, un inquadramento generale, perché appunto si tratta spesso di opere realizzate da artisti e quindi diciamo che hanno una loro diffusione all'interno di un altro tipo di circuiti, che non sono quindi i normali circuiti attraverso cui noi fruiamo, diciamo, del cinema, dell'immagine in movimento. Ecco, la premessa da fare è che con l'avvento del digitale noi non facciamo più una distinzione ormai tra cinema e video, tra pellicola e elettronica. Il digitale, diciamo, riunifica tutto questo. Anche per questa ragione, negli ultimi 20 anni, gli ultimi 25 anni, anche grazie alla diffusione di internet, abbiamo cominciato a concepire, diciamo, il cinema in modo diverso, in modo ipermediale forse, no? Quindi anche come una sorta di ipertesto. La narrazione, anche diciamo nel cinema normale, ufficiale, narrativo, è cambiata molto. Assistiamo a una sorta di strutture non lineari dei film. Pensiamo per esempio a film che iniziano dalla fine e vanno a ritroso, come Memento di Christopher Nolan. Moltissimi film sono incentrati su un parallelo, per esempio, tra il funzionamento del cervello e le strutture narrative. Quindi pensiamo a film come Eternal Sunshine di Michel Gondry, cioè Se mi lasci ti cancello, Inception sempre di Christopher Nolan, naturalmente Matrix, e molti altri. Quindi, tra l'altro, le neuroscienze oggi in Italia, ma anche in altri paesi, sono preponderanti in pratica in tutti gli studi, in tutti i campi, cioè la prospettiva, l'approccio neuroscientifico viene applicato in una serie di studi, tra cui naturalmente anche l'estetica, quindi l'estetica, l'arte, il cinema, eccetera, eccetera. Quindi molte cose sono cambiate negli ultimi 30 anni e per questa ragione, innanzitutto, non parliamo più di cinema e video, parliamo di immagini in movimento. E mi spingerei anche oltre, avendo io un approccio molto vicino a quelli che sono i visual studies, c'è una inevitabile unificazione anche, diciamo, di vari campi disciplinari. Cioè, io non parlerei più di storia dell'arte, storia dell'immagine in movimento, parlerei di storia delle immagini in generale. Quindi, questo tipo di approccio interdisciplinare fa sì che noi possiamo fare dei collegamenti, delle associazioni. E quindi anche la storia, diciamo, delle immagini in movimento alla fine rientra in una storia più generale delle immagini. Quindi essenzialmente anche la prospettiva della storia dell'arte in questi anni è cambiata. Una volta c'erano le arti minori, poi c'era la pittura, tutto. Oggi qualsiasi, diciamo, manufatto, qualsiasi opera dell'artista va vista nella sua dimensione e non ci sono opere minori, opere maggiori, no? Tutto quindi concorre in qualche modo. Cioè, non ci sono arti maggiori e arti minori. Quindi, diciamo, lo studio delle immagini, e tra l'altro io personalmente mi sono occupato anche, per esempio, del rapporto tra l'immagine fissa e l'immagine in movimento, che è un'altra cosa abbastanza stimolante di questi anni, cioè si è ricominciato sempre a riparlare del rapporto tra la fotografia e il cinema, quindi tra l'immagine fissa e, diciamo, l'immagine in movimento, per esempio riprendendo una fase che è quella della cronofotografia, di cui poi accenneremo forse dopo, se abbiamo il tempo, che è una fase, diciamo, preliminare, precedente alla creazione del cinematografo dei Fratelli Lumière. Noi sappiamo che il cinema, l'immagine in movimento, nasce ufficialmente nel 1895, ma semplicemente perché i Fratelli Lumière inventano il trascinamento della pellicola e quindi la possibilità di proiettare il film, tra l'altro in grandi dimensioni, su schermo. Ma in realtà le immagini in movimento esistevano già prima. Cioè, tutta una sperimentazione che più o meno va da 1826, cioè dalla nascita della fotografia, fino al 1895, cioè in 70 anni, per non parlare poi naturalmente degli antecedenti, la lanterna magica, diciamo, le immagini in movimento esistono. Il problema è che appunto vengono, diciamo, create attraverso la cronofotografia, per esempio Mareo Muybridge, o attraverso quindi dei brevetti
del cosiddetto precinema, come lo zootropio, il prassinoscopio. In questo senso il cinema, il precinema è strettamente collegato anche non soltanto all'immagine fotografica, cioè reale, ma anche per esempio al disegno. In questo, e lo accenneremo naturalmente se avrò la capacità di sintetizzare in tutta la mattinata una storia di 110 anni, anzi oltre, ha una parte preponderante anche il cinema di animazione. Il cinema di animazione che è sempre stato, diciamo, messo da parte perché si è preferito il cinema dal vero come una forma, diciamo, come dire, più autentica di cinema. In realtà io ritengo che sia proprio il cinema d'animazione la forma più pura di cinema, perché lavora sul singolo fotogramma e perché addirittura prima della nascita dell'immagine in movimento, le immagini che vengono trascritte, per esempio sullo zootropio, sono delle immagini disegnate, non sono delle immagini fotografiche. L'origine del movimento stesso, appunto, il cosiddetto flipbook che tutti facciamo da bambini, che significa disegnare su un bordo di un block notes, di un quaderno e simulare il movimento, appunto, diciamo, parte dal disegno. Quello che sto dicendo, con le nuove tecnologie, quindi con i nuovi media, si è improvvisamente riattualizzato. Lev Manovich, che è uno dei massimi studiosi, che appunto è l'autore del linguaggio dei nuovi media, pubblicato da Olivares in Italia, a un certo punto fa proprio un parallelo del genere, cioè lui parla di una fusione tra cinema e grafica, la cinematografica in qualche modo, no? Proprio perché oggi la maggior parte, l'80% spesso dei film che noi andiamo a vedere a cinema sono frutto di effetti speciali, quindi al computer, quindi oppure appunto integrazione tra immagini dal vero e parti animate in 2D, in 3D. Pensiamo per esempio ovviamente ad Avatar, no? Quindi in realtà il cinema oggi, le immagini in movimento, ritornano verso una sorta di cinema grafico, cioè vanno verso l'illustrazione, quindi in qualche modo ritornano indietro, quasi al precinema, no? Quando il cinema è ancora qualcosa di addirittura non fotografico, ma di grafico. Questa componente enorme grafica che c'è all'interno, quindi delle immagini in movimento che noi vediamo oggi, e quindi bisogna riflettere su questo per capire appunto come naturalmente siamo passati abbiamo cambiato l'ontologia dell'immagine in movimento. Cos'è l'ontologia? È l'essenza stessa, cioè chiaramente con il digitale noi possiamo, non abbiamo più un referente reale, non abbiamo più un analogo, non abbiamo più un'immagine analogica che c'è nella realtà. Abbiamo delle immagini che non esistono nella realtà, che noi ricreiamo ex novo. Quindi naturalmente questa trasformazione ha una ricaduta anche in termini naturalmente filosofici, concettuali, su quella che è l'ontologia dell'immagine in movimento. Qui però apriamo naturalmente un discorso molto complesso, teorico, che naturalmente non farò qui questa mattina, e ritorniamo invece a quella che è la nascita, cioè che è la storia della sperimentazione. Cosa significa l'etichetta di sperimentazione, cinema sperimentale, video sperimentale rispetto al cinema normale? Essenzialmente, il concetto di sperimentazione nasce un po', cioè viene teorizzato nel 1916 attraverso il manifesto della cinematografia futurista, che viene firmato da Marinetti stesso e poi naturalmente da alcuni autori come altri autori, artisti futuristi come Chidi, Settimelli, ma soprattutto Gin e Corra. Gin e Corra sono i primi cineasti, diciamo, sperimentali in qualche modo. Fanno parte del futurismo e, per esempio, tra il 1910 e il 1911 realizzano i primi film dipinti a mano direttamente su pellicola. Vedete come ritorna un'altra volta, diciamo, la grafica, la pittura, il disegno, no? Rispetto invece all'elemento fotografico. Questi film, che sono i primi film astratti che vengono realizzati nella storia, tra il 1910 e il 1911, tra cui Accordo cromatico, la danza, eccetera, purtroppo sono dispersi, però sono appunto degli esperimenti che, diciamo, dimostrano come il cinema quindi non sia soltanto cosa, fin da quando nasce, più o meno, quindi dopo che il cinematografo nasce, assume una forma più o meno narrativa e quindi serve a raccontare delle storie. I futuristi nel manifesto della cinematografia dicono, il cinema è un'arte troppo importante, troppo innovativa,
Non possiamo lasciare che si avvicini al teatro e alla letteratura, che sono quindi delle arti vecchie, sorpassate, eccetera, ma deve invece avvicinarsi alla pittura e alla musica. Questa, diciamo, idea che hanno i futuristi poi appunto darà il via, cioè darà il via, sì, diciamo dal 1916 in poi nasce la stagione delle avanguardie storiche, quindi gli artisti iniziano a fare film e quindi il cinema sperimentale. Rispetto al cinema narrativo, è un cinema appunto che in pratica non ha una sceneggiatura, non racconta necessariamente delle storie, le può anche raccontare, non usa degli attori, si basa essenzialmente su quello che sono gli elementi base dell'immagine. L'immagine in qualche modo basta a se stessa. Molto spesso non c'è un sonoro, sono film muti, sono cortometraggi, possono essere lungometraggi. E poi c'è una grande innovazione tecnica, cioè c'è una sperimentazione proprio spesso sulla pellicola, poi naturalmente siamo passati all'elettronica e poi al digitale, quindi con il passaggio al cinema video si continua a sperimentare, tra l'altro anche non soltanto l'immagine ma anche il suono, perché poi a metà degli anni 60, con il passaggio, quindi con diciamo, l'uso da parte degli artisti e sperimentatori del video, non c'è più l'immagine che è separata dal suono, ma possiamo in qualche modo elaborare, rielaborare, manipolare entrambe le cose, sia l'immagine che il suono, sia il visivo che il sonoro. E naturalmente questo fa sì che, per esempio, molti musicisti approdino alla videoarte, per esempio, no? Sono quindi, hanno un tipo di formazione che è prettamente sonora. Il manifesto comunque del 1916 è fondamentale perché anche se i futuristi poi hanno realizzato di fatto poco, e quel poco che hanno fatto, come per esempio Vita Futurista, che è un film realizzato proprio da Arnaldo Gina nel 1915-16, il poco che hanno realizzato purtroppo è andato disperso, quindi non abbiamo moltissime cose. Eppure quello che loro scrivono all'interno del manifesto parlano appunto per esempio di drammi di oggetti, no? Ecco, quello che loro teorizzano poi viene effettivamente realizzato tra gli anni 20 e gli anni 30 e anche successivamente da altri autori in altri paesi. Quindi il punto di partenza, cioè il manifesto della cinematografia futurista è comunque fondamentale per capire che esiste un'altra strada. Quindi il cinema, vero che nasce con i Lumière, quindi come diciamo strumento medium di riproduzione del reale, cioè il primo film è L'uscita degli operai dalla fabbrica dei fratelli Lumière, un film autoreferenziale perché gli operai costruiscono cosa? Macchine da presa, cinepresa, quindi è il film che parla di se stesso, è il cinema che parla di se stesso. E poi però c'è l'altra, quindi da un lato c'è la riproduzione del reale, quindi il cinema prende la strada in qualche modo della documentazione, del documentario, e poi c'è un'altra strada che è quella che, per esempio, mostreranno cineasti delle origini, come appunto Georges Méliès, oppure, per esempio, il meno conosciuto ma non meno interessante spagnolo Segundo de Chomón, che tra l'altro farà anche film di animazione. Cioè un cinema di trucchi, di effetti, un cinema fantasmagorico, un cinema fatto di scenografie di cartapesta e di costumi, cioè, e quindi di produzione di un'altra realtà, Le Voyage dans la Lune di Méliès del 1903. Quindi, insomma, alla fine, cinema come documentario e cinema come finzione, come narrazione. Il cinema sperimentale sta un po' in mezzo, sta tra queste due strade e costituisce una linea parallela che scorre parallelamente. È chiaro che la sperimentazione ha avuto sempre una visibilità minore, perché appunto questo tipo di film non si vedevano nelle sale, si vedevano in alcuni cineclub. Pensiamo per esempio a Parigi, al famoso Cinema des Ursulines, no? Il cinema dell'Urso, in cui per esempio venivano proiettati i film surrealisti. Ecco, il surrealismo, quindi un altro movimento artistico dell'avanguardia che ha prodotto delle opere filmiche, no? Però essenzialmente il cinema, diciamo, sperimentale ha avuto una scarsa visibilità. Poi a un certo punto, alla fine del XX secolo, alla fine quindi del Novecento, grazie anche naturalmente all'avvento delle nuove tecnologie e grazie in qualche modo quindi a uno stravolgimento proprio dell'idea narrativa, e poi dopo è arrivato internet, però stiamo parlando anche un po' prima, diciamo,
Il vero passaggio si ha un po' alla fine degli anni 80 del secolo scorso. Si comincia a, diciamo, a capire che il cinema può essere altro. Peter Greenaway, che è un artista cineasta che ha iniziato anche come cineasta sperimentale alla fine degli anni 60, ha realizzato negli anni 70 vari film sperimentali e poi dall'82 in poi, cioè dal Mistero dei Giardini di Compton House, è passato al cinema narrativo, ha cominciato a fare dei lungometraggi. Ha, per esempio, detto una frase che è abbastanza indicativa, cioè se il XIX secolo, quindi se il Novecento è stato il cinema dell'immagine, è stato il secolo del cinema narrativo, il prossimo secolo sarà il secolo del cinema non narrativo. E quindi alla fine del Novecento si è cominciato a capire improvvisamente un altro elemento importante oltre a internet è stata, diciamo, la diffusione del music video, del video musicale, quindi un altro tipo di rapporto tra immagine e suono. Si è cominciato a capire, a comprendere che esistevano anche altre forme di cinema, e queste altre forme di cinema in qualche modo hanno influenzato anche il cinema ufficiale. Il cinema ufficiale ha cominciato a saccheggiare, per esempio, anche dalla storia della sperimentazione, saccheggiare, a contaminarsi. E quindi oggi è abbastanza, appunto, normale che uno va al cinema, oppure non va neanche al cinema, va in un museo e va a vedere un film, oppure va per strada e vede un mapping, no? Cioè, quindi le immagini in movimento innanzitutto non stanno più soltanto nelle sale cinematografiche, sono per esempio qui sopra o sono qui sopra, no? E tra un po' forse saranno direttamente nel nostro cervello, si parla del neurocinema, quindi noi probabilmente vedremo i film direttamente, diciamo, inoculati nel nostro sistema neuronale. Quindi ci saranno probabilmente dei dispositivi di altro tipo, forse organici. Non è fantascienza, cioè essenzialmente non c'è più un luogo deputato delle immagini di movimento. Le immagini di movimento sono ovunque e non sono necessariamente narrative. Quindi improvvisamente si è scoperta l'acqua calda, cioè uno dice: ah, però esiste anche una. In realtà è sempre esistito, è una linea parallela che, no, diciamo, più o meno dalla cronofotografia, probabilmente, quindi dal 1890, quindi dalla prima dell'invenzione del cinema fino a oggi, scorreva parallelamente. Però cerchiamo di capire un attimo. Io ho parlato essenzialmente di questi due film astratti. In realtà non erano due, erano sei film astratti dei fratelli Gin e Cor che non esistono più, eppure, diciamo, a quando risale il primo film astratto, cioè che noi conosciamo, al 1919. Perché parto da un film astratto? Perché appunto è in qualche modo uno dei primi film sperimentali, cioè diciamo che ha dei caratteri proprio più legati, in questo caso è un film di animazione, se noi vogliamo ragionare in termini tecnici, tecnologici. L'Higspiel Opus Ein, quindi l'Higspiel, si chiama Gioco di Luce numero 1 di Walter Ruttmann, che è del 1919, è questo film che voi vedete alle mie spalle. Ecco, è un film appunto che è realizzato con delle tecniche di animazione, sono essenzialmente. È un'evoluzione di forme. Io posso mettere anche l'audio, ma in realtà preferisco parlarci sopra, anche se questa dovrebbe essere la partitura originale. E poi questa versione che voi vedete, in realtà, è una versione molto fedele all'originale, agli stessi colori dell'epoca. Il cinema a colori sappiamo che nasce, il Technicolor nasce nel 36-37, ma in realtà il cinema a colori esiste da sempre. Méliès aveva centinaia di dipendenti che coloravano i suoi film fotogramma per fotogramma, oppure c'era l'imbibizione, cioè venivano immersi in vasche di liquido colorato le pellicole, cioè i film, quindi le scene di giorno erano gialle, quelle notturne erano blu, e poi esisteva anche questo metodo qui, il pochoir, cioè lo stampino, quindi venivano colorate delle aree in modo seriale, delle aree del fotogramma, quindi in questo caso vedete ci sono, viene applicato questo colore. Era nel restauro di L'Higspiel Opus Sign abbiamo appunto quindi i colori originali. Cos'è L'Higspiel Opus Sign? È innanzitutto
un film musicale, cioè anche se il sonoro viene inventato nel 1927, qui siamo nel 1919, infine sappiamo che erano accompagnati nel periodo del muto, erano accompagnati da appunto dal vivo. Ma in realtà la musica non è qualcosa di esterno, è qualcosa di interno all'immagine, cioè le immagini, queste forme astratte si muovono in modo ritmico, in modo musicale e visualizzano per esempio un po' quello che è una delle frasi che vi ho nominato prima, una dei tanti concetti, dei tanti spunti, delle tante idee che vengono inserite all'interno del manifesto della cinematografia, cioè ecco per esempio quando si parla di un dramma di oggetti, no? Quindi non sono soltanto gli esseri umani che devono in qualche modo diciamo essere i protagonisti del film, ma possono essere anche delle forme. E in questo conflitto che Ruttmann mette in scena tra queste forme circolari sinuose e delle forme a punta, che sono appunto diciamo dei triangoli che poi compaiono ai bordi dell'inquadratura e diciamo così, confliggono con queste, c'è proprio questa idea di una sorta di drammaturgia astratta. Quindi anche qui c'è una storia, perfino qui c'è la storia dei triangoli. E appunto vedete come queste forme si evolvono, si muovono sul fondone. Ecco, vedete questo gioco tra i triangoli, no? Tra le forme rette, acute e le forme invece circolari. Ecco, questo è quello che dicevano i futuristi, cioè il cinema si deve allontanare dal teatro e dalla letteratura e si deve avvicinare alla pittura e alla musica, cosa che poi diranno anche altri teorici, un'altra cineasta importante francese che è Germaine Dulac, che è l'autrice di uno dei 3-4 film considerati surrealisti in senso stretto, che è La Coquille et le Clergyman del 1927. E che appunto scriverà appunto un saggio importante sul cinema d'avanguardia. Quindi si indicano altre strade che il cinema può prendere. Naturalmente queste erano cose per pochi, insomma, cose elitarie che oggi però noi riscopriamo, e poi insomma vedremo come tra l'altro l'importanza del cinema d'animazione in questo senso è diciamo fondamentale. Altri artisti che in Germania, come Ruttmann non era veramente un artista, non faceva parte di un movimento figurativo, però questo è sicuramente un film, diciamo, d'artista in qualche modo. Lui usa una tecnica, naturalmente sempre con la stop motion, mettendo la macchina verticale, no? Per il cinema d'animazione la macchina non è disposta orizzontalmente, ma verticalmente sul piano di lavoro, e lui, diciamo, fa scorrere queste pennellate liquide su alcune lastre di vetro e le filma in stop motion, quindi crea questa sorta di gioco di scorrimento, no? In realtà sono delle pennellate che lui dà. E, ecco, dicevo, gli altri esponenti del cinema astratto, per esempio in Germania, sono Hans Richter e Viking Hegeling, che realizzano anche loro dei film che hanno, diciamo, delle similarità, cioè strutturalmente sono dei film che si basano sulla musica, cioè i Rhythmus di Richter e l'unico film di Viking Hegeling che è Diagonal Symphony. E poi c'è un altro autore che è Oscar Fischinger, che poi forse vedremo dopo, che invece fa gli studi e neanche lì sono, diciamo, sono dei si tratta di cortometraggi che lui tra l'altro inizia a fare dalla fine degli anni 20 e il 33, quindi diciamo i primi anni 30, per poi trasferirsi successivamente in America, negli Stati Uniti, con l'avvento del nazismo, e quelli anche sono film che si basano, sono delle visualizzazioni sempre astratte, con queste forme astratte, basate sempre su brani musicali famosi, insomma, classici, ma anche jazz. E quindi vedete come, appunto, pittura e musica, queste sono, diciamo, le due indicazioni che dà il manifesto della cinematografia. Cinema astratto naturalmente è quasi un genere a sé, noi potremmo fare la storia del cinema astratto e arrivare fino ai giorni nostri. Ancora oggi ci sono dei cineasti che lavorano, ancora oggi che ormai la pellicola quasi diventa archeologica, ci sono dei cineasti sperimentali che lavorano dipingendo direttamente sulla pellicola oppure intervenendo con dei graffi, con degli acidi sulla pellicola. Per esempio è il caso di Leonardo Carrano, che ha realizzato ultimamente, proprio quest'anno, un bellissimo film che si chiama
jazz per un massacro. E tra l'altro, volendo fare ecco, facciamo una variazione in qualche modo, ce l'ho qui, è uscito tra l'altro adesso anche in una diciamo antologia, Animazioni 3, curata da Andrea Martignoni, che raccoglie appunto vari film d'animazione italiana. E vi faccio vedere, facciamo un salto dal 1919, dall'Ixpi Lopus Sign, fino a oggi, e vi faccio vedere per esempio come Leonardo Carrano, per esempio, ha realizzato questo film basandosi essenzialmente, cioè intervenendo direttamente sulla pellicola e su un brano di musica jazz. Ecco, questo tipo di salto, no? In realtà pensavo di procedere solo in ordine cronologico, però è importante, secondo me, farvi vedere anche come, no? Cioè, avere una prospettiva non solo diacronica, ma anche sincronica. Perché in realtà, quindi la storia della sperimentazione non è qualcosa di concluso, no? Anche oggi che noi siamo abituati che i film vengono realizzati in digitale, però c'è invece questa possibilità, no? Di continuare a lavorare direttamente sulla pellicola. E il film di Carrano, che appunto è recente, che io tra l'altro ho mostrato anche adesso in una retrospettiva, ho fatto su scena di animazione. Ecco, questo è un film del 2014, e anche questo quindi è un film cinepittorico, possiamo dire, cioè queste immagini che voi vedete in realtà sono, queste sono dipinte direttamente sulla pellicola, poi ogni tanto ci sono anche delle immagini fotografiche oppure filmiche su cui poi lui però interviene. Ecco, per esempio, questo è un esempio, tra l'altro interessante fare questo parallelismo anche facendovi vedere un film italiano. Ecco, questa è una sperimentazione italiana oggi, no? E tra l'altro, appunto, io ho esposto anche le opere che sono tratte da questo film. Cioè, Carrano ha preso le strisce di pellicola di Jazz per un massacro, le ha montate su delle light box e ha creato delle vere e proprie opere, cioè, che io ho esposto in questa galleria Mancini a Pesaro in occasione della retrospettiva Il Mouse e la Matita, che era sull'animazione italiana, in cui ho diciamo, mostrato anche questo film, quindi c'era anche una sorta di, diciamo, derivazione, l'opera, che nasce poi dal film, no? Ecco, vedete il pulsare della pellicola, no? La materia che si deposita sulla pellicola. Per esempio, Carrano, oltre a dipingerla, a graffiarla e a corroderla con l'acido, ha inserito, per esempio, addirittura degli strati di pellicola sulla pellicola, per cui ha creato una sorta di. Vedete come c'è una texture che è proprio materica e il cinema, tutto il cinema sperimentale è questo, quindi quando va sull'astrazione, quando confluisce anche con l'animazione, ci insegna una serie di. Cioè, ci insegna che c'è questa possibilità, no, di renderlo addirittura materico. Questo poi lo vedremo con un altro autore, oppure anzi, ve lo faccio vedere subito perché in teoria così il mio discorso, in teoria e in pratica, sta prendendo una strada, cioè stiamo ragionando essenzialmente sul cinema astratto. Il cinema astratto ha una sua, diciamo, evoluzione. Quindi per certi versi c'è un'evoluzione e per altri versi invece c'è una costante. Cioè, questo è un film
di Carano è realizzato oggi, ma in qualche modo si ricollega quindi a una stagione che è quella appunto dell'avanguardia storica, che comunque continua a riverberarsi. Vi faccio vedere per esempio un altro film di un altro autore importante della storia del cinema sperimentale, che è un americano, Stan Breakage. Stan Breakage, che ha realizzato, credo, qualcosa come 300-400 film. In realtà è difficile ricostruire la filmografia di Stan Breakage, che è scomparso alcuni anni fa. È uno dei maestri della storia del cinema sperimentale e, per esempio, l'autore di The Art of Vision, oppure l'autore di Songs, che sono una serie di cortometraggi, oppure di una serie. Ha fatto varie serie di film dipinti direttamente su pellicola, oppure rifotografando dei fotogrammi astratti. Cioè, quindi, ecco, questo per esempio è un film del 1963, si chiama Moonlight, Luce di Falena, ed è un film che lui ha realizzato in modo molto singolare. Ha preso due strisce di pellicola trasparente e ci ha messo, ha fatto un sandwich, ci ha messo dentro, ha schiacciato tra queste due strisce di pellicola delle ali di falena, farfalle, fiori, secchi, foglie, e ha creato questo. Quindi ha creato un film materico, però anche molto pittorico, un film organico, possiamo dire. Ecco, vedete l'organicità di questo film, nel senso proprio. E il risultato è questo, naturalmente, un film senza scansione di fotogramma, un flusso continuo di. E questo è un film. Poi, naturalmente, per ottenere, diciamo, un negativo, ha dovuto appunto rifotografare fotogramma per fotogramma sul banco ottico, cioè, anzi sulla stampatrice ottica. Solo che inserendo questo panino, questo sandwich di due strati di pellicola con tutta questa materia organica dentro alla stampatrice ottica, molti fotogrammi si sono frantumati. Cioè, tutto quello che lui ha salvato è questo. Un classico del cinema astratto, possiamo dire, no? Certo, poi naturalmente ci sono altri film anche più recenti, lui ha fatto negli anni 80, 90, eccetera, sono appunto delle serie di film astratti in cui lui ha dipinto direttamente, diciamo, sul fotogramma, oppure ha bloccato dei fotogrammi con delle dissolvenze, quindi ha lavorato sempre diciamo, sul congelamento dei singoli fotogrammi, e quelli sono anche più quadri di questo, insomma. Però, diciamo, Moonlight è un film epocale, se dico, perché è un film che, vedete, utilizza, diciamo, ecco, questa è la firma inconfondibile. Lui firmava tutti i suoi film. La maggior parte dei film di Stan Breakage sono muti, sono senza suono, e poi, diciamo, firmava by Breakage, direttamente sulla pellicola. Ecco, The Garden of Earthly Delight, per esempio, è un film che è ispirato a Bosch, è un film che lui fa invece negli anni 80, e in qualche modo è un film che replica Moonlight. Ha dei colori, ecco, nel 81, ha dei colori molto più. The Garden of Earthly Delight, appunto, il titolo si rifà al trittico di Bosch, no? Ecco, vedete come. Ovviamente qui lui usa forse anche il negativo. Vedete le foglie, le venature, no? Questo è anche più sorprendente come. Quindi possiamo dire che l'avanguardia, in realtà, l'idea proprio, no, del cinema d'avanguardia non è mai terminata, si è sempre, diciamo, rinnovata attraverso i decenni, attraverso quindi. E anche naturalmente i vari contesti. Qui siamo nel contesto della sperimentazione estetica,
statunitense che si lega quindi al cosiddetto New American Cinema di cui parleremo dopo, all'underground, quindi alla stagione, quindi all'underground, anche perché poi noi sappiamo che quindi se all'inizio le avanguardie si sviluppano in Europa, poi dopo si trasferiscono, quindi dopo il cosiddetto ritorno all'ordine, dopo che c'è l'avvento dei totalitarismi, c'è la guerra, eccetera, si trasferiscono in America. Ecco. Vi ho fatto vedere integralmente questo film di Stan Breckinridge, ma ritorniamo un'altra volta diciamo agli anni 20. Quindi da un lato noi abbiamo in Germania diciamo, la sperimentazione sulla strazione, quindi su qualcosa di non figurativo, possiamo dire, no? E invece in Francia ci sono alcuni artisti che realizzano film, a volte realizzano un solo film. È il caso, per esempio, di Marcel Duchamp che realizza Animé Cinéma, è il caso di Fernand Léger che, per esempio, realizza Ballet Mécanique. E Ballet Mécanique è forse uno dei film più importanti, cioè è un film chiave, un film manifesto dell'avanguardia storica, e anche qui ritroviamo in quello che diciamo è considerabile un film cubista. Stanley Schroeder, per esempio, scrive un saggio molto importante su questo film che si chiama proprio The Cubist Cinema, e poi naturalmente spiega, naturalmente Léger era un esponente del cubismo e di un filone del cubismo più figurativo araldico, cosiddetto cubismo araldico. Ma in questo caso, quindi il film sì, ha a che fare col cubismo, però è anche considerabile un film dadaista perché c'è una sorta di rivolta degli oggetti. Vedete come si ritorna però sempre all'idea del manifesto del cinema futurista, cioè un dramma di oggetti. Qui c'è una sorta di sovversione, cioè gli oggetti diventano i veri protagonisti del film attraverso l'uso del dettaglio, no? Del primo piano, che interessava molto a Fernand Léger, e gli esseri umani, i pochi che compaiono, per esempio abbiamo visto il sorriso di Kiki de Montparnasse, che era una delle modelle più importanti che c'era a Parigi in quel momento, era la modella di Picasso, di Brancusi, era la modella e anche la donna di Man Ray, no? E in questo caso, tra l'altro, il film Ballet Mécanique è realizzato tecnicamente anche con la complicità di Man Ray. In questo caso compare Kiki de Montparnasse, che diventa una sorta di automa, quindi gli oggetti diventano esseri umani, no? Si umanizzano, si prendono vita, e gli esseri umani diventano degli oggetti, quindi una sorta di inversione di ruolo. Vedete anche l'uso del, questo molto cubista, della scomposizione dei piani, no? Come appunto nel cubismo, sia nel cubismo sintetico che nel cubismo analitico, no? Tra l'altro, questo qui è l'operatore del film, cioè Dudley Murphy, che era un americano, sta a Parigi, e quella che si è vista sulla scena era sua moglie. Qui, per esempio, viene usato un obiettivo prismatico. Alcune di queste sequenze sono girate da Man Ray. Vedete tutti questi frullini, questi coperchi di pentole. Ecco, qui è inserito anche un pappagallo. Tutto questo, tra l'altro, poi esistono varie versioni di Ballet Mécanique, fin del 1923-24, non l'ho detto, realizzato da Léger. In una versione, per esempio, che è stata trovata ad Amsterdam al Film Liga, ci sono per esempio 11 quadri cubisti inseriti dentro, fotogrammi fissi di Léger. Poi si è trovata anche la sceneggiatura, cioè diciamo le indicazioni originali del film, quindi in pratica c'era una sorta di note del film, e lui parla di 11 interpenetrazioni orizzontali, se non sbaglio, e queste 11 interpretazioni era essenzialmente l'inserimento dei quadri dentro. Ma poi evidentemente lui ci avrà ripensato e li ha tolti questi quadri perché rompevano invece questo flusso. No, di oggetti che ecco, l'idea del film in realtà Anna Leger gli viene da un film narrativo, diciamo, per certi versi. Cioè lui aveva realizzato l'anno prima, o lo stesso anno, 1923, realizza il manifesto per un film di Abel Gance che si chiama La Rue,
cioè la ruota, e perché è affascinato dal film di Abel Gance? Il film di Abel Gance è un film abbastanza banale, cioè parla praticamente di un ingegnere delle ferrovie che seduce la figlia di un casellante, quindi un melodrammone, eccetera. Tanto poi a un certo punto c'è una sequenza abbastanza lunga in cui Abel Gance mostra soltanto le ruote, le bielle, gli stantuffi della locomotiva, no? Per alcuni minuti, cioè è protagonista solo la locomotiva. Allora, Leggeri è affascinato da questa cosa, vedete, una sorta di inserto di avanguardia all'interno di un film narrativo che è addirittura abbastanza melodrammatico, e dice: io voglio fare un film tutto di questo, no? Poi naturalmente lui aveva scritto anche delle cose su come gli oggetti si presentavano alla vista dell'osservatore, per esempio nelle vetrine dei negozi. Quindi, tra l'altro, uno degli argomenti che noi dovremmo trattare, che tratteremo dopo, è proprio il rapporto con la città, l'immagine della metropoli, l'immagine della città rispetto all'avanguardia. Quindi il Ballet Mécanique può essere considerato anche una sorta di, come dire, di osservazione delle vetrine, cioè degli oggetti che si trovano nelle vetrine dei negozi, quindi, e che quindi ci affascinano nella loro mescolanza, anche nella loro associazione casuale. È un film anche considerabile surrealista. A un certo punto voi vedete, ecco i tre frullini, ma vedete questo montaggio molto veloce tra una scarpa e un cappello di paglia, una scarpa e un cappello di paglia, una bottiglia. Quindi c'è un gioco associativo quasi psicanalitico tra gli oggetti, eccetera. E poi, ecco, vedete, no? Léger che prende l'idea dalla Rue di Abel Gance, che è un film narrativo, e un altro grande cineasta che non possiamo considerare narrativo, è molto sperimentale, no? Il concetto di sperimentazione è qualcosa, tutti i grandi cineasti sono sperimentali, anche Orson Welles. Ecco, però un altro grande cineasta che è Sergei Eisenstein, che realizzerà 2 anni dopo La corazzata Potëmkin, pare che abbia avuto l'idea della scalinata di Odessa da questa lavandaia che sale le scale e per effetto del montaggio ritorna continuamente indietro. Solo che lui lo fa al contrario, lui fa questi soldati, no, gli stivali dei soldati zaristi che devono reprimere gli abitanti di Odessa, che scendono su questa scalinata e non arrivano mai alla fine della scalinata, quindi c'è una, no, questa scalinata è interminabile. E pare che appunto Jesus, no, non pare, lo ha dichiarato lui stesso, credo, in qualche scritto, che l'idea gli viene dalla lavandaia di Ballet Mécanique, cioè da questa signora che sale le scale. E poi, ecco, vedete la grande modernità di questo film: c'è cioè tutta una sequenza di lettering che quasi appunto rimanda a delle esperienze anni 60, la narrative art, la pop art, il ritaglio, il collage, no? Cioè lui prende questo titolo di giornale, hanno rubato un collier, no? Da 5 milioni e scompone le lettere, fa questo gioco, diciamo, di lettering che ha molto a che fare poi con appunto diciamo, dei giochi grafici successivi. Ecco, vedete, Ballet Mécanique è uno dei film cardine dell'avanguardia ed è un manifesto proprio anche sulla poetica dell'oggetto. Andiamo a vedere qualche altra cosa, però ecco, qui abbiamo anche Anémique Cinéma, che è 1926, Marcel Duchamp, che voi sapete, quindi uno è, diciamo, è l'artista che ha rivoluzionato la storia dell'arte del Novecento, e realizza Anémique Cinéma, cinema anemico. Anémique è l'anagramma di cinema, è cinema al contrario, e anche in questo caso c'è lo zampino di Marais che lo aiuta a realizzarlo. Alterna questi diciamo rotorelief, questi dischi spiralici, vedete, che hanno un effetto tridimensionale, ipnotico e tridimensionale, sembra che vengano verso di noi, vedete come la tridimensionalità in realtà è già della storia del cinema, a parte che esiste già nell'Ottocento la fotografia stereoscopica, quindi non abbiamo inventato nulla qui. Poi il parallelo con l'oggi e con le nuove tecnologie di oggi, quindi con il cinema 3D.
Ecco, qui lui alterna questi dischi spiralici a dei dischi omofonici, in cui ci sono, diciamo, dei calambur, ci sono dei jeux de mots, ma se diciamo era appunto famoso anche per questo, quindi diciamo sono 9 dischi spiralici, sono molto erotici. Rosalind Krauss, una grande storica dell'arte, ha appunto parlato di questo film e di questi rotorelief come qualcosa di molto erotico, no? Perché c'è questa si avvicina al seno, ma c'è qualcosa di molto sensuale in questa spirale che viene verso di noi, molto tattile, molto aptico, possiamo dire. Ecco, in i dischi omofonici che si alternano ai dischi spiralici, ci sono delle frasi come per esempio: Les ecchimoses des esquimesi aux mots exquises, le ecchimosi degli esquimesi alle parole squisite, oppure la cure d'azote sulla côte d'azur, cioè la cura di azoto sulla costa azzurra. Poi anni dopo, in realtà chiamato dall'amico Richter, che realizza negli anni 40 questa sorta di film summa dell'avanguardia, dell'avanguardia storica tra il 43 e il 47 in America, si chiama Dream Stat Money Can Buy, e Richter richiama tutti i suoi amici dell'avanguardia storica in qualche modo a rifare degli esperimenti sotto forma di sogni. Ecco, in quell'occasione Duchamp fa una sorta di appendice a Animix Cinema, cioè rifà un'altra volta, rianima i suoi rotorelief. Questa volta sono a colori e sono nella versione del 1935 e addirittura con la musica di John Cage. John Cage, infatti, fa questa composizione molto zen, molto orientale, che si chiama Music for Marcel Duchamp. Quindi in Francia noi abbiamo, quindi, cioè, l'altro paese in cui c'è la sperimentale e il cinema fatto dagli artisti ha una sua importanza. Ecco, vi parlavo prima di Rhythmus 21, vi faccio vedere almeno uno spezzone. Rhythmus 21 è questo film appunto di Hans Richter. Richter, che tra l'altro è anche uno storico diciamo, del dadaismo, scrive questo libro che si chiama Dada, arte, antiarte, e a volte così mescola un po' le carte Richter, perché diciamo anticipa, veramente questi film sono successivi per far vedere che lui aveva realizzato film astratti prima di Ruttmann, eccetera, gli cambia un po' le date. Comunque Rhythmus 21 non si capisce bene quando è stato effettivamente realizzato e proiettato per la prima volta. È un film, anche questo, realizzato con una tecnica naturalmente di animazione, diciamo, rimpicciolimento e ingrandimento di quadrati e di rettangoli. È un film che ha a che fare molto con il movimento costruttivista, quindi anche con il neoplasticismo. Infatti, tra l'altro, nel suo atelier andavano a trovarlo Mondrian e Van Doesburg, e qui effettivamente Rhythmus 21, a cui segue poi Rhythmus 23 e Rhythmus 25, che era dipinto a mano ed è andato disperso, e sono quindi dei film che hanno a che fare molto con i movimenti, diciamo, l'astrazione, diciamo, del periodo. Una cosa importante da dire, naturalmente Richter poi faceva parte del gruppo dadaista, tra l'altro conosce Viking Hegeling, che poi appunto realizza Diagonal Symphony proprio al Cabaret Voltaire a Zurigo di Ugo Ball nel 1916, quindi pratica stiamo parlando della nascita del movimento Dada, che poi sarà transnazionale, sarà internazionale. Ecco perché, tra l'altro, Richter in questo film cosa fa? Fa una sorta di... cioè, perché usa i quadrati e i rettangoli? Perché usa essenzialmente la forma dello schermo cinematografico e del fotogramma. Cioè, mentre Hegeling con Diagonal Symphony, vi faccio vedere un pezzetto, se lo riesco a trovare, fa un altro tipo di diciamo scelta, cioè mette delle
ci mostra, possiamo dire così, delle forme molto grafiche, delle forme a pettine, che sembrano quindi disegni fatti su una lavagna nera. Richter non è, diciamo, non, infatti c'è una sorta di separazione un po' brusca rispetto a Hegeling, perché lui non è d'accordo, cioè lui dice: ma perché dobbiamo fare qualcosa di separato rispetto alle potenzialità del cinema? Quindi in questo ha una sorta di idea anche molto, possiamo dire, strutturale del cinema, cioè usare delle forme rettangolari e quadrate serve, secondo le intenzioni di Richter, a invertire i valori spazio-temporali, cioè significa articolare diciamo, il tempo e orchestrare lo spazio. Quindi, anziché articolare il tempo e cioè articolare lo spazio e orchestrare il tempo, invertire, cioè fare un'inversione, quindi usando cosa? Appunto, essenzialmente la forma del quadrato e del fotogramma. Quindi quello che a lui interessava fare era, diciamo, una sorta di spazializzazione del tempo e di temporalizzazione dello spazio. Hegeling invece si fonda su un'altra idea, quella delle coppie di opposti, e le visualizza attraverso questo, comparire e scomparire di forme a pettine, grafemi, eccetera. E questo, vedete come stiamo sempre sulla storia, diciamo, dell'astrazione, sono appunto film astratti. Ma per concludere, allora, a questo punto vi faccio vedere anche questo film di Man Ray, sempre, vedete, 2 minuti, lo possiamo vedere anche tutto, che è La Lettura alla Raison del 1923, e questo è un film che Man Ray realizza nel 1923, in occasione di una serata che è il Cœur à Gaz, in cui il movimento dadaista si scioglie dopo una sorta di rissa quasi, no? E confluisce e nasce il surrealismo. Quindi è una serata fondamentale. Allora, Tristan Tzara va da lui e gli dice: senti, perché non fai un film in fretta e furia da proiettare, eccetera? Allora, Man Ray si inventa cosa? Applica essenzialmente al cinema. Applica alla pellicola un procedimento che lui aveva già sperimentato nella fotografia, cioè appunto il raiogramma. Il raiogramma è praticamente la stampa a contatto, è la fotografia a contatto, cioè mette una serie di oggetti direttamente sulla pellicola emulsionata, no? O sulla carta, in questo caso delle molle, no? Delle puntine da disegno, addirittura sale e pepe, eccetera, e degli spilli, e il risultato anche qui è astratto, cioè gli oggetti o le ombre degli oggetti, perché lui a un certo punto illumina, no? L'ambiente, si impressionano direttamente sulla pellicola. E quindi, naturalmente, a questo poi aggiunge anche una serie di altre immagini, anche opere sue, insomma, no? Vedete che aveva nello studio, e quindi completa il film in parte con, diciamo, queste sequenze realizzate a contatto, quindi senza macchina da presa, molto cinema astratto, appunto, molto cinema sperimentale, realizzato senza macchina da presa, cioè con una serie di procedimenti, lo vedremo poi anche successivamente, vedremo. Ad esempio, vedete come filma il corpo, ancora una volta, ovviamente, di chi può essere se non di Kiki de Montparnasse, che vedete, lo stampa anche in negativo e crea questo effetto anche qui di trasfigurazione corporea in astratta. Questa musica naturalmente è recente, è stata messa, è stata inserita per questa antologia. Poi fa anche altri film. Man Ray, per tutta la serie degli anni 20, fino alla fine degli anni 20, un altro appunto è Macpachia del 1926, Étoile de Mer, che è molto interessante, è un film surrealista, anche qui naturalmente c'è Kiki de Montparnasse, che è la protagonista, ed è ispirata a una poesia di Robert Desnos,
quindi, che è un poeta, appunto, un esponente del surrealismo. Étoile de Mer, tra l'altro, è una sorta di triangolo amoroso, una storia, diciamo sì, un triangolo che viene però visualizzata. Tra l'altro c'è lo stesso Robert Desnault, e Alice Prin sarebbe appunto Kiki de Montparnasse. Alice Prin è il vero nome diciamo, della modella, che poi tra l'altro ha scritto un suo libro di memorie molto interessante. E Étoile de Mer, vedete anche qui tra l'altro questa componente erotica, no, della stella di mare, che a un certo punto, quindi, possiamo dire, richiama naturalmente, diciamo, l'organo sessuale femminile. E molte di queste immagini sono, anzi, la maggior parte del film, vedete, è realizzato attraverso una sorta di gelatina che viene messa davanti alla macchina da presa, e quindi crea questo effetto molto onirico, molto, no? Questa trasfigurazione, vedete. Ovviamente poi ci sono queste didascalie che sono un po' paradossali, perché le didascalie all'interno del cinema muto, per esempio, dovrebbero essere esplicative, mentre invece queste sono tratte da una poesia di Desnault, quindi sono assolutamente surreali, cioè, nel senso che, non so, bisogna battere i morti finché sono caldi, cioè, voglio dire, insomma, ci sono delle, naturalmente, cioè, la scheda in realtà non spiegano nulla, semmai rendono ancora più complessa questa pseudonarrazione che poi alla fine non c'è, insomma, no? È assolutamente pretestuosa. Ho parlato prima, diciamo, della città, e un'altra cosa che, diciamo, vorrei dire sulla sperimentazione è il fatto che abbiamo già visto come la sperimentazione può andare verso l'animazione, può andare verso la narrazione e può andare anche verso il documentario, o comunque una immagine, diciamo, realistica. Cioè, adesso noi abbiamo visto l'astrazione. Adesso vi faccio vedere un altro film di Walter Ruttmann, che è il film che segna, diciamo, il passaggio, innanzitutto la creazione in qualche modo di un genere, che è quello della cosiddetta sinfonia urbana oppure visiva. La sinfonia urbana, vedete come non c'è niente da fare, cioè c'è sempre un riferimento molto chiaro a cosa? Alla musica, c'è sempre un'analogia con ecco, Berlin, Die Symphonie der Großstadt, cioè Berlino, Sinfonia di una grande città del 1927, segna proprio il passaggio proprio di Walter Ruttmann dai suoi film astratti, perché poi dopo l'Hörspiel, Opus 1, lui fa Opus 2, 3, 4, poi a un certo punto, quindi dopo aver esaurito più o meno nel 25 la vena, la sua sperimentazione, diciamo, nel campo dell'astrazione, lui passa. Quindi cosa? Fare un ritratto di Berlino dall'alba al tramonto, ma non è un vero e proprio, cioè non è un documentario, è un, appunto, è una sinfonia urbana, quindi una sorta di film sulla città, sempre in chiave ritmica, musicale, cioè lui racconta la città, ecco, vedete come tra l'altro l'inizio è completamente astratto, assomiglia a uno dei suoi opus, non quello che vi ho fatto vedere, ma uno successivo. Poi a un certo punto, vedete, ecco. Qui voi vedete proprio il passaggio nel cinema di Ruttmann dall'immagine astratta all'immagine reale, cioè quelle due linee oblique poi alla fine si trasformano in un passaggio a livello, le barre di un passaggio a livello. E qui, vedete, sembra quasi di vedere la Rue di Abel Gance, che non vi ho fatto vedere, cioè tutta una serie di dettagli, di particolari, no, del treno, e questo è il treno che arriva a Berlino, cioè che sta entrando. Noi ci siamo, è mattino, quindi immaginiamoci anche, come dire,
nei panni del lavoratore, del pendolare che sta arrivando a Berlino. Quindi c'è questo lento avvicinamento. E poi per tutta la durata, 50 minuti circa, Murray, scusate, Walter Ruttmann racconta la città, ma diciamo che racconta Berlino da un punto di vista, diciamo, formale, cioè non è il documentario su Berlino, fa una sorta di associazione, quindi di immagini. Naturalmente non c'è una didascalia, non c'è nulla di esplicativo, c'è una sorta appunto di balletto non meccanico ma urbano. Naturalmente questo è un film che poi influenza moltissimo film successivi, per esempio il più famoso forse, L'uomo con la macchina da presa di Zygaviertov del 1929. Quindi Zygaviertov, che è uno naturalmente dei maestri del cinema sovietico e che usa il montaggio in modo straordinario, però è inevitabilmente influenzato da questo film che è di 2 o 3 anni prima. Ovviamente poi lui lì fa un discorso differente nell'uomo con la macchina da presa, perché è anche una sorta di metafilm, quindi parla, esplicita quella che è la sua teoria del cineocchio, cioè di un occhio meccanico che è più, che vede meglio di un occhio umano, no? Ovviamente, vede meglio, vede di più. Quindi c'è un discorso metafilmico, cioè ogni tanto compare proprio l'operatore, compare l'obiettivo e compare la macchina da presa. Qui il discorso di Ruttmann è differente, è un discorso sulla città e sui ritmi della città. Quindi la metropoli ha una sua vita ritmica, proprio, comunque musicale. Naturalmente poi c'è un crescendo, perché qui siamo ancora no? All'alba. Cioè la città si sta svegliando e poi gradualmente, io vado avanti veloce, scusate, e vedete come si popola, eccetera, e quindi poi dopo c'è questa, ovviamente sono le scene più travolgenti, più vertiginose. Ecco, per esempio, qui sicuramente ci sono delle scene simili all'uomo con la macchina da presa, è chiaramente preso da, no, vedete questo. E dattilografe, vedete il motivo della spirale, le bielle, cioè naturalmente tutto il cinema dell'avanguardia è basato su questa idea della macchina, su questa idea dell'automazione, no? Che poi in realtà, vedete, sempre ai futuristi ritorniamo, no? Cioè il culto della macchina che c'è già nel primo manifesto del 1909 del futurismo, pubblicato sul Figaro da Marinetti, e naturalmente quindi l'avanguardia ci mostra questo, cioè ci mostra una sorta di messa in scena, diciamo, della macchina, della tecnologia, no? La musica originale credo che sia di Edmund Meisel, ma questa è un'altra partitura, quindi posso anche non farvela sentire perché comunque è stata aggiunta dopo. Ecco. Un altro punto che viene preso per esempio da Zygaviertov è quando è nelle scene in cui c'è, per esempio, c'è questa frenetica visione dei tram, dei mezzi di trasporto, no? All'interno della città, quindi la cinta ferroviaria. Ecco, vedete come lui mette la macchina da presa, no? Sembra anche questa un'immagine astratta, no? E qui diciamo che Vierthoff porta alle estreme conseguenze questo, cioè Berlino Sinfonia di una grande città. Però ecco, in realtà io potrei farvi vedere centinaia di esempi di film, diciamo, sperimentali che si basano essenzialmente sulla visione della città. Vediamo se internet me lo consente, per esempio. Nel senso che se c'è in rete vi faccio vedere, altrimenti passiamo direttamente, facciamo un salto, un volo pindarico, anzi più che volo pindarico, un salto cronologico notevole, e arriviamo direttamente a un film degli anni 70, che con gli anni Scazzi, che forse avrete sentito parlare. Ma ecco, per esempio, vediamo se riusciamo a trovare New York, NINI, di un altro cineasta sperimentale che è Francis Thompson.
Eccolo qui, no? Questo è un film veramente straordinario. Qui c'è, diciamo, integrale, vediamo se riusciamo a vederlo. Ecco, questo è un film, credo, del 56-57. Francis Thompson, cosa fa? Tra l'altro, questa è anche una bellissima, una buona copia. Francis Thompson, per esempio, riprende, quindi siamo passati dal 27 al 57, quindi c'è 3 anni. No, scusate, 30 anni di differenza, e anche questo è un film, in qualche modo è un film cubista, vi faccio vedere, ecco. Cioè lui riprende alcune immagini di New York da specchi deformanti oppure da attraverso degli obiettivi prismatici. Nella prima parte usa questi diciamo questi prismi. E crea quindi dei quadri quasi, no? Astratti. In realtà queste sono tutte immagini vere, cioè tutte immagini che lui filma di New York con questi metodi artigianali, no? Con questi effetti speciali, no? Possiamo dire, sono degli effetti speciali che tutti possiamo fare, vedete, è straordinario, cioè sembrano dei quadri, no? Qualcuno potrebbe pensare che è fatto al computer oggi, no? In compositing. Invece è assolutamente. Sono degli obiettivi che lui mette la terra anche alla presa e la muove. E questi sono dei grattacieli, naturalmente, no? Ecco, vedete? La musica l'accompagna. Ecco, anche qui c'è questa idea della città che è raccontata da quando gli abitanti si svegliano, un po' come no, a Berlino c'è questa. L'ebollitore che viene messo sul fuoco, vedete, straordinaria, no? La colazione. E anche qui, vedete, notate qualcosa di molto simile a Ballet Meccanique, alle scene in cui all'inquadratura in cui c'è l'obiettivo prismatico che scompone il quadro come se fosse appunto un quadro cubista con una sovrapposizione, sfalsamento di piani. E qui è straordinario questo da Francis Thompson. Sì, esatto, in realtà c'è una narrazione, no? Che appunto è adesso sta prendendo la metropolitana, no? Qui ha fatto colazione, sta prendendo l'underground e poi arriva. Qualcuno può pensare appunto che c'era l'avanguardia del cinema sperimentale sia sempre un po' noioso, invece è anche molto divertente, no? Ci sono degli esempi. Ecco gli specchi deformanti. Grazie.
scusate, ho fatto una sovrapposizione e passiamo invece a. Un altro film che è con Ianis Scazzi. Infatti, a un certo punto ho avuto un flash, ho detto: che strano, Effie Thompson anticipa la musica seriale di Philip Glass. Ecco, questo è invece con Ianis Scazzi, che è uno dei tre film della trilogia che poi continua con Pova Cazzi e Nacqui Cazzi. E sono tre lungometraggi realizzati da Godfrey Reggio con la musica di Philip Glass, che sono tre sinfonie planetarie più che urbane, che raccontano dei ritmi di vita, diciamo, del pianeta sempre più esasperati, e il fatto che noi andiamo verso la distruzione, verso la. Cioè, diciamo appunto nel linguaggio Hopi, cioè dei nativi americani. Il Colorado, c'è cioè la spiegazione, credo, all'inizio o alla fine del film, significa, con Ianis Scazzi significa, diciamo, una forma di vita non corretta nei confronti della natura, cioè un'alterazione del rapporto tra l'uomo e l'ambiente che, diciamo, genera quindi mostri. Ovviamente, ecco, per esempio, una delle caratteristiche del cinema sperimentale, diciamo dal punto di vista tecnico della messa in scena, è per esempio il time lapse, l'uso del time lapse, quindi sia la velocizzazione dell'immagine, ma anche diciamo, l'uso della cinematografia a tempo, che adesso, per esempio, se voi vedete la pubblicità dell'ultimo iPhone, si può fare anche con l'iPhone il time lapse, no? Sentiamo la voce di Gassman e Tognazzi che dicono, Junior che dicono che beh, si può fare il time lapse, no? Naturalmente questa è cioè, sperimentale, praticamente si basa sul time lapse, cioè tutto un genere del cinema sperimentale si chiama il landscape film, questo ci potrebbe rientrare, cioè il film di paesaggio, che è un po' simile anche alla sinfonia visiva, eccetera, che appunto si basa sul time lapse, sull'accelerazione dell'immagine, oppure la. Questo è del 79. Infatti è impressionante vedere ancora questa queste metropoli americane ancora anni 70, cioè proprio siamo alla fine degli anni 70, dal punto di vista dell'abbigliamento e delle macchine. Beh, sì, però diciamo sì, c'è qualcosa anche sì, forse da dire, ma in queste immagini che stai vedendo, perché in realtà il film inizia proprio con delle immagini anche della natura e poi si sposta, diciamo, nella metropoli. Però appunto quello che volevo far vedere era appunto questa rappresentazione dei ritmi urbani. Naturalmente poi tutto questo è stato preso moltissimo anche dal videoclip. Il videoclip musicale ha saccheggiato moltissimo dalla storia del cinema sperimentale. Bisogna anche dire che i film di Godfrey Reggio sono sperimentazione, però sono film, per esempio, questo film è stato prodotto da Francis Ford Coppola ed è uscito anche nelle sale, quindi è una sperimentazione un po' più per il largo pubblico, questo non è qualcosa di avanguardia elitaria. Certo che comunque Philip Glass è uno dei grandi compositori del Novecento, no? Quindi comunque, diciamo, il fatto che il film sia di 90, sia costruito per 90 minuti tutto sulla. C'è sempre la musica di Philip Glass, quindi come dire, è un'opera audiovisiva a tutti gli effetti, quindi anche audio. E il fatto che ci sia Philip Glass, comunque, oltre naturalmente lo Reggio è un grande regista, però insomma, anche dal punto di vista della sperimentazione musicale, è un film importante questo. E poi ecco, vedete, ci sono anche i mezzi, c'è cioè la qualità dell'immagine, no? Ecco, dicevo, per esempio c'è un videoclip di Madonna, non mi ricordo, metà degli anni 80, Power of Light, che aveva
rubato proprio delle sequenze, c'era Madonna che cantava in primo piano e poi c'erano tutte sequenze velocizzate. E quando, cioè nello stesso periodo, c'è stato Biagio Antonacci che ha fatto un videoclip che si chiamava Non è mai stato subito, Madonna ha fatto causa a Biagio Antonacci, dicendo che gli aveva rubato le cose. E allora Godfrey Reggio avrebbe potuto fare causa a tutte e due, e ancora prima di Godfrey Reggio altri cineasti vengono prima, avrebbero potuto fare causa a Godfrey Reggio. Cioè, sono veramente delle cose un po' risibili, però vi fanno capire come alla fine poi le idee, insomma, no? Quelle sono e ritornano. Possiamo sapere se ci sono dei contatti in rete? Peccato non poter avere un feedback. Ecco, vedete, questa è proprio una tipica immagine a queste notturne, invece, insomma, queste proprio usate o rifatte veramente. Madonna, cioè tutto Power of Light che è veramente simile. Vabbè, intanto lo sappiamo che in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Questo potrebbe ricordare anche la sequenza dello split scan di Iniziamo Spazio. Ecco, però, diciamo, a questo proposito vorrei aggiungere questo, no? Cioè che noi stiamo vedendo adesso queste immagini in relazione al discorso sulla città, che appunto è qualcosa che, diciamo, parte sempre cioè, quindi parte all'avanguardia e arriva fino a oggi. Ma l'altro discorso da fare è sulla ricezione diciamo, dell'immagine sperimentale, no? Del cinema sperimentale. Cioè, esiste appunto quando, diciamo, io forse non mi sono soffermato troppo, non ho spiegato bene che la parola sperimentazione è una parola di comodo, che vuol dire tutto e non vuol dire nulla, perché per esempio ho citato Orson Welles prima, pensiamo, che ne so, alla sequenza della uccisione di Iago nella sauna, no? È una sequenza astratta quasi, è una sequenza da cinema sperimentale, cioè Orson Welles si inventa questa cosa di riprendere, no, le persone nella sauna da, diciamo, in contre-plongée, addirittura da sotto il pavimento di legno, no, che ha le fessure, e quindi, cioè, è una sequenza assolutamente magistrale. Oppure prendiamo 2001 Odissea nello spazio, è un grande film sperimentale, in fondo, perché è un film, non c'è una narrazione, c'è una narrazione non conclusa, a parte la sequenza della slit scan, poi lui ha chiesto aiuto anche a John Whitney, che è un grande cineasta sperimentale. Cioè, voglio dire, ci sono tutte queste interferenze. Ci sono cineasti della storia, diciamo, del cinema narrativo ufficiale che sono dei grandi sperimentatori, Orson Welles e Kubrick. E ci sono poi delle tangenze tra la storia del cinema sperimentale e quella, diciamo, ufficiale. Due esempi sono dati, per esempio, da Walt Disney. Quando Walt Disney nel 1940 realizza Fantasia, che appunto, come voi sapete, è un film diciamo, che visualizza, no, alcuni brani di musica classica, chiama a realizzarlo, cioè chiama per la sequenza di Bach, della fuga di Bach, chiama appunto Oscar Fischinger. E Oscar Fischinger, che vi ho nominato prima, che ha fatto, diciamo, i cosiddetti Studien. Il problema è che quando Fischinger, che realizzava questi Studien in modo
magistrale, completamente da solo nel suo atelier, con l'aiuto della moglie e del fratello, si trova di fronte alla macchina, diciamo, industriale della Disney, quindi con gli animatori, gli intercalatori, cioè quelli che fanno le fasi intermedie del disegno, i coloristi, no? Quelli che si occupano della parte tecnica della ripresa, eccetera. A un certo punto si sente snaturato, cioè si sente espropriato della sua opera, e quindi l'incontro tra il cinema, diciamo, d'avanguardia, il cinema più industriale non funziona. Quindi, ecco, questo è uno degli studien di Fischi, che purtroppo forse non si sente bene l'audio, però ecco, vedete come lui realizzava queste, cioè le forme astratte che si muovono al ritmo della musica, sempre con tecniche di animazione. Faceva tutto questo da solo. A un certo punto, quindi, lui cosa fa? Chiamato da Disney, a un certo punto dice: no, no, io non voglio più avere a che fare con questa cosa, e quindi si fa pagare, perché aveva bisogno di soldi, stava in America, ma ritira la firma. Quindi la fuga di Bach, diciamo, si riconosce lo stile fischingeriano, per esempio, degli Studien di alcuni anni prima, c'è lo stile proprio suo, ma non c'è il nome di Fischinger, no? Proprio perché lui si rifiuta di firmare una cosa che a un certo punto non riconosce più dal punto di vista autoriale. La stessa cosa avviene poi, cioè, successivamente, ad esempio negli anni 50, da lì viene chiamato da Disney per fare Destino, inizia il lavoro preparatorio, eccetera, ma poi a un certo punto lì è Disney che si rende conto, ovviamente, che le immagini di Dalì sono troppo all'avanguardia, cioè non arriverebbero al grande, insomma, lì comunque un altro esperimento abortito. Quindi esistono esempi di, diciamo, cinema sperimentale che va verso la massa, cioè che si incontra col cinema ufficiale, ma sono appunto degli esperimenti abortiti, proprio perché ci sono delle esigenze diverse spesso, no? Cioè l'artista, tutto sommato, fa delle opere spesso che sono per pochi, possono essere capite da pochi, o comunque. Poi in realtà non è neanche così, perché gli studi di Fischinger, a differenza degli Opus di Ruttmann oppure dei Rhythmus di Richter, vengono proiettati anche nelle sale in Germania, proprio perché sono delle cose abbastanza divertenti. E poi, naturalmente, non abbiamo parlato di un altro aspetto ancora del cinema, diciamo, astra. Ecco, vedete, questo è un altro film, per esempio, del 33, di Fischinger, che è Composition in Blau, in Blau. Qui, per esempio, lui sempre, diciamo, le forme astratte si muovono al ritmo della musica, qui usa però delle forme tridimensionali. Un altro aspetto però che va considerato, e che esiste ancora oggi in fondo, e cioè che per essere finanziate le loro sperimentazioni, spesso questi cineasti facevano delle pubblicità. Lo stesso Fischinger, quindi non è che erano completamente avulsi da un contesto, diciamo, anche commerciale. Cioè loro spesso, appunto, per campare dovevano obbligatoriamente fare, diciamo, ecco, il Gaspar Color. Questo è un metodo, è una tecnica, è un procedimento a colori che c'è già nei primi anni 30. Ecco, in questo caso vedete come Fischinger realizza la pubblicità della Muratti, no? Fa camminare queste sigarette, quindi era quasi obbligato a farlo, nel senso che in questo modo riusciva a finanziare anche i suoi esperimenti. E oggi molti sperimentatori, per esempio, fanno video musicali, e la vera sperimentazione è nel videoclip, quindi, e anche oggi, naturalmente, è anche nella pubblicità. Quindi non possiamo separare, cioè non è che possiamo vedere il mondo dell'avanguardia, del cinema sperimentale, no, come qualcosa di avulso invece poi dall'industria. Cioè, in questo caso
Fischinger mette al suo servizio, cioè mette al servizio della pubblicità la sua abilità di animatore, no? Va bene, io direi di fare una pausa, perché sto parlando da un'ora e mezza e francamente non riesco a concentrarmi ulteriormente se non facciamo. Cioè, prendiamo una pausa di quanto?